L'avventura è cominciata oltre 30 anni fa, proprio con questa mongolfiera, la prima mongolfiera che abbiamo acquistato e che ha volato in Val d'Aosta. Questa mongolfiera qui è storica perché ha volato dal Polo Nord, nei deserti, in America, in Australia, praticamente ha volato in tutto il mondo. Siamo particolarmente affezionati a questa mongolfiera. La passione per me del volo in mongolfiera è nata per caso. Ho visto su una rivista che in America volavano in mongolfiera e subito me ne sono innamorato. Ho domandato in giro, ho cercato, perché eravamo proprio agli albori, nessuno sapeva niente. E ho continuato a cercare qualcuno che sapesse qualcosa dove erano queste mongolfiere. Finalmente ho raggiunto una persona che anche lui era agli inizi e da lì ho cominciato veramente con grande passione, coinvolgendo gli amici che avevo in questa nuova avventura. E un po' alla volta siamo cresciuti qui in Val d'Aosta, che sembrava un posto meno indicato per volare, soprattutto chi aveva più esperienza di noi, gli inglesi, i francesi, ci dicevano che era praticamente impossibile volare in mezzo alle montagne. Un po' alla volta abbiamo cominciato a volare e siamo cresciuti, la passione è diventato un lavoro. E dopo questa prima mongolfiera ne abbiamo acquistate altre, abbiamo avuto anche degli sponsor che hanno creduto in questo mezzo, e abbiamo cominciato a volare oltre che in Val d'Aosta, in Italia e in giro per il mondo. Allora, questa è la spiegazione per l'atterraggio, la posizione che voi avete durante l'atterraggio. Ci sono delle maniglie, vi attaccate le maniglie, state leggermente piegate e molleggiate, sempre con le mani dentro la cesta e non le mani fuori. Col passare degli anni ci siamo un po' alla volta ingranditi, passando da questa mongolfiera a questa mongolfiera, che è una delle più grandi che c'è in Europa, porta 20 persone. La società è cresciuta piano piano, ho coinvolto i miei figli che sono adesso dei bravissimi piloti, e abbiamo cominciato, oltre che volare sia con i passeggeri, partecipiamo a delle imprese in giro per il mondo con le nostre mongolfiere. Abbiamo volato praticamente in tutti i continenti, dal Polo Nord, dove sono arrivato alcuni anni fa partendo dalla Russia, in Australia, negli Stati Uniti, in Messico, nei deserti della Giordania, in Libia. Io sono l'ultimo che abbiamo fatto è un volo in Iraq sopra Babilonia, e in Giappone e in tanti altri posti, in Thailandia. Praticamente abbiamo volato in tutto il mondo. Il primo volo non me lo ricordo. Avevo circa 6 anni, sono salito in mongolfiera con mio fratello, che ne aveva 5, e a Biella. Mi è piaciuto tantissimo. E da lì ho intrapreso questa professione. Mio papà ha acquistato la prima mongolfiera 30 anni fa, ha appena avuto l'età per prendere il brevetto a 18 anni, ho iniziato a fare questa attività in modo commerciale. Ricevuto il vento calmo QNH 1019 copiato.
Il primo volo ero piccolissimo, non mi ricordo bene come si è svolto, ma forse l'atterraggio. L'atterraggio sì, perché mio padre e mio zio erano alle prime armi, erano i pionieri qua in Italia, quindi mi ricordo un bel urto in atterraggio, ecco. Quando dico che faccio il pilota di mongolfiere, sono tutti molto stupiti. Molti pensano che lo faccia per divertimento il sabato e la domenica. Invece per noi è una vera e propria professione. Oltre al volo, prima del volo, ci sono un sacco di cose da fare, le mongolfiere da preparare, devono essere sempre a posto, controllate. Bisogna guardare molto bene il meteo prima di volare. La parte del volo è solo la parte finale, la parte divertente del lavoro. Il primo volo è sempre emozionante. Per me, dopo tanti anni, è diventata routine, però capisco dagli sguardi dei passeggeri che prima di salire c'è un po' di titubanza. Molti vedono la fiamma, vedono questo pallone e non si rendono conto di quello che gli capiterà. Noi, diciamo, cerchiamo di mettere il loro agio, scherziamo e soprattutto nel momento del decollo uno si sente subito il vuoto sotto. La sensazione che è quella di galleggiare. È differente dall'elicottero, differente dagli aerei, da tutte le altre cose che volano, perché noi siamo più leggeri dell'aria, quindi galleggiamo e andiamo col vento. In mongolfiera si sta sempre fermi, sembra sempre di star fermi, perché non andiamo né più veloci né più lenti del vento. Noi lo seguiamo, lo assecondiamo e quindi anche il cesto è fermo. Molti, magari alcuni passeggeri che hanno magari un po' di timore, dopo i primi 10-15 minuti si sentono a loro agio. C'è stata un'evoluzione nel corso degli anni dei materiali delle mongolfiere. L'unica cosa che non è cambiata, è rimasta uguale sin dal primo volo, è la cesta. È rimasta una cesta in vimini perché è l'unica che resiste agli urti, agli atterraggi duri ed è anche una caratteristica per chi vola. Molti rimangono sorpresi di volare dentro una cesta di vimini. Invece il resto del materiale, la tela, è diventata una tela molto più sofisticata, resistente. I bruciatori sono naturalmente molto più potenti, sono alimentati a gas propano. Scaldando l'aria il pallone si alza. Poi abbiamo degli strumenti che sono il variometro, l'altimetro, ma quello che veramente ha cambiato il modo di volare è il GPS. Il GPS ci dà esattamente la velocità con cui andiamo e la direzione. Noi quando abbiamo iniziato il GPS non ce l'avevamo, per cui i calcoli che dovevamo fare sulla velocità con cui andavamo dovevamo farlo su una cartina. E a 5-6 mila metri di quota, con una cartina, con un righello, con l'orologio, i calcoli erano del tutto approssimativi, mentre invece adesso è molto più semplice. Queste sono due ceste da mongolfiere da 4 passeggeri più uno che sarebbe il pilota, quindi da 5 posti, dove abbiamo una parte qua rigida che è il castello che sorregge il bruciatore. Invece la parte inferiore, proprio il cestino, è fatto in vimini per due motivi: è resistente e leggero, quindi è un materiale che non è ancora stato sostituito dalle nuove tecnologie. Quello che abbiamo poi a bordo sono 3 serbatoi di GPL da 55 litri con un serbatoio di queste dimensioni. Io più o meno in Valle d'Aosta faccio un'ora di volo, arrivo più o meno sui 2000-2500 metri. Poi ne ho altri 2 che mi servono per riserva.
Sembra strano, ma si consuma meno d'inverno che in estate, perché alla fine per staccarsi da terra io devo superare la temperatura esterna, quindi un po' più di 40 gradi. Quindi in inverno col freddo noi siamo più agevolati, perché alla fine fa più freddo, quindi devo scaldare di meno l'interno del pallone. Vi spiego un attimino il principio della mongolfiera. Questa è una mongolfiera d'aria calda. All'interno del pallone abbiamo più o meno 40 gradi di differenza rispetto alla temperatura esterna, quindi abbiamo un'ottantina di gradi che sono imprigionati dentro il pallone. L'aria calda è più leggera dell'aria fredda, quindi va su, intrappolata dentro il pallone. Adesso ci fa salire a 1,5 metri al secondo. La velocità invece ce la dà il vento, e in questo momento andiamo a 10 km all'ora. Possiamo andare anche a 50 o 100, che la sensazione rimane sempre la stessa. Sia che salgo veloce, scendo, andiamo più veloce, più piano, rimane sempre così durante tutto il volo. Su questa mongolfiera abbiamo due bruciatori in dotazione che equivalgono a due motori. Il funzionamento è semplice: viene preso dalle bombole il gas in stato liquido, passa attraverso questa serpentina, viene vaporizzato e per aumentare il potere calorifero. In volo si usa solo un bruciatore, l'altro è di riserva, e poi abbiamo altri due sistemi ausiliari, quindi abbiamo quattro possibilità di azionare la fiamma, quindi molto molto sicuro. Il raduno di Aosta è sicuramente uno dei più importanti raduni che si svolgono in montagna nel periodo invernale. Negli anni ha richiamato praticamente piloti da tutto il mondo, sono venuti a volare e a vedere il Monte Bianco dentro un cestino. È anche, diciamo, un forte richiamo turistico, perché abbiamo tantissime persone che quando c'è il periodo del raduno vengono a volare. È uno spettacolo vedere il cielo di Aosta punteggiato di mongolfiere, un cielo azzurro punteggiato di mongolfiere, e in quel periodo, in quella settimana che facciamo il raduno, praticamente tutti i giornali, i telegiornali parlano di questo avvenimento. Je m'appelle Albert Filotti, ça fait 25 ans que je fais du ballon. La vallée d'Aoste, je la connais très bien parce que je viens chaque année, pratiquement toutes les années. J'ai traversé les Alpes depuis la France à l'Italie trois fois. J'ai atterri une fois en partant de la Suisse, de Châteaudet, ici à Aoste. Et puis bon, j'aime bien voler en montagne. J'habite dans le Vercors, à Villard-de-Lans, à côté du Mont-Noble, et je vole tout le temps en montagne. On est actuellement, donc nous sommes à 2000 mètres, plus ou moins 2 ou 3 mètres, et nous allons vers le cap 274-273, c'est-à-dire qu'on remonte la vallée d'Aoste pour aller voir si on peut se poser à côté de l'aérodrome. Voilà. Donc le vent, on est à 12 km/h, c'est très bien. Si on monte trop, on va trop sur la gauche, et si on descend, on part sur la droite. Donc c'est pas très bien, on est bien là. On va essayer d'y rester. L'aspetto sportivo della nostra attività è quello che, diciamo, piace più a me, è fare le gare. Ci dà l'opportunità di viaggiare, di andare all'estero, conoscere altri piloti.
in tutto il mondo. Io ho iniziato 10 anni fa, mi sono sempre classificato nei primi posti, ho vinto 3 volte il campionato italiano, ho fatto 3 campionati del mondo e 4 campionati europei. Una gara consiste in voli di precisione. Le mongolfiere non si possono dirigere, vanno col vento, quindi la velocità e la direzione è sempre data dal vento. Il pilota può scegliere la quota e quindi cercare la quota che lo fa avvicinare di più al bersaglio. Si parte tutti insieme, ci sono gare da 10 a 100 mongolfiere in contemporanea, si fanno 2 voli al giorno e diverse prove. Alla fine vince chi ottimizza meglio, chi riesce ad avvicinarsi meglio ai bersagli e comunque è bello da vedere, anche da partecipare, perché fino all'ultimo non si sa mai chi arriverà primo. Non penso che ci sarà un'evoluzione ulteriore, se non nella sicurezza, nei materiali magari che sono più leggeri, sono più vari, così. Però essenzialmente la mongolfiera rimane, i materiali rimangono questi, anche perché il volo della mongolfiera è molto semplice, cioè, c'è praticamente un telo di nylon che racchiude l'aria calda e con quest'aria calda poi ci solleviamo. Non penso che ci siano altre cose da inventare e tutto sommato è bello così, perché il volo in mongolfiera è un volo comunque romantico. Gli strappi sul telo della mongolfiera non avvengono mai in volo, ma avvengono o in fase di gonfiaggio. Magari nel prato c'è qualche cosa di tagliente o sul campo di decollo c'è qualcosa di tagliente, o se no durante lo sgonfiaggio. Bisogna stare attenti che non ci sia un paletto, un vetro rotto per terra, qualsiasi cosa. Sono un tecnico manutentore, quindi quando mi occupo di riparare le mongolfiere non è che è come un sarto normale che ripara o fa un orlo i pantaloni. Mi è già capitato di avere riparato degli strappi oltre anche 15 metri. La maggior parte delle richieste di volo è per compleanni, anniversari e ricorrenze importanti. La gente viene a volare in mongolfiera per condividere con una persona cara l'emozione del volo e passare una mattinata diversa dal solito. In un cestino di vimini, prendiamo a 3000 metri. Oh. Olè. Auguri. Grazie. No. Fantastico. Un solo. Ho fatto tutto per la domanda e non lo devo fare. Sì. Comunque anche d'estate la nostra valle è stupenda, volare con questa luce e in maglietta a 3050 metri. Adesso 2 bimbe di 9 anni, le sto portando con me, quando del posto in mongolfiera voglio farle abituare a volare. Come quando ho iniziato io non arrivavo ancora ai comandi, però intanto capiscono cos'è il vento, cos'è una mongolfiera, le quote, le terminologie. Pian piano gli sto spiegando tutto quanto. Spero che un giorno non lo facciano come lavoro, ma almeno prendano il brevetto e si divertano a volare.
dopo tanti anni di volo, per me volare in mongolfiera è sempre una bellissima esperienza. Ogni volo è diverso, è un'emozione. È un'emozione poi anche vedere i passeggeri quando salgono, poi quando guardano attorno, si guardano attorno e dicono: ma siamo dentro una cesta di vimini, è qualcosa di incredibile, appesi dentro una bolla d'aria calda. Ecco, noi questa sensazione, queste emozioni ce le portiamo sempre dentro, sempre in ogni volo.